Te con Message dell'IOM 2017, non solo dell'IOM, rappresentano gli inibitori delle cicline come farmaci che sono stati lanciati appunto nell'approccio del tumore alla mammella metastatico e recettore positivo, in quanto sono farmaci estremamente attivi che determinano, diciamo, una procrastinare del trattamento a seguire di circa 10 mesi, il che è una bella differenza per le nostre pazienti. Sono farmaci ben maneggevoli, bisogna fare un po' l'occhio da parte nostra oncologica alla tossicità, in quanto sono farmaci che principalmente possono dare una tossicità ematologica in termini di neutropenia. Però bisogna sempre ricordare che la neutropenia è di tipo transiente e autolimitante, in quanto è una neutropenia che è determinata non da apoptosi dei progenitori delle cellule bianche, ma è determinata da un effetto citostatico dei progenitori da parte di questo inibitore, laddove l'inibitore dà uno stimolo importante alla rigenerazione midollare. Per cui la sospensione del farmaco determina, diciamo, un tornare a riciclare delle cellule progenitrici midollari con una neutropenia che a conti fatti è transiente e che si recupera la sospensione del farmaco. In genere le pazienti possono avere una sospensione di una settimana e nella maggior parte dei casi una settimana si ha un recupero midollare. Questo ci permette di trattare le pazienti anche allo stesso dose level per quanto riguarda questi farmaci. Raramente si ha una neutropenia febbrile, si ha in genere l'1-1.5% dei casi.